c'era, siamo partiti con Cristina Donà e era da tanto che io mi chiedevo se lei avesse voluto in qualche modo scrivere per me, perché è da tanto che la seguo. E praticamente mi sono fatta forza un giorno e le ho scritto una mail. Lei mi ha risposto, abbiamo iniziato a parlare per pomeriggi interi e sono nate 4 canzoni, non una. Io mi aspettavo che lei me ne scrivesse una, invece ne sono nate 4, una più bella dell'altra. Lentamente il primo che passa l'ho portata a Sanremo e Se vedo te ha dato il titolo al mio disco. E poi, insomma, pian piano questo è stato un anno di incontri importanti per me, perché ho conosciuto tanti giovani autori che mi hanno regalato tante belle canzoni. Uno di questi è Angelo Trabace, che suonerà con me l'ultima volta, che è la prima traccia del disco. Antonio Di Martino, che è un ragazzo siciliano che va ascoltato perché è veramente forte. E poi Giuseppe Dente, e poi va bene Chris Lavoro, Marco Guazzone, insomma è un disco di testo che è nato, di testi che è nato dalla conoscenza di queste persone che prima che scrivessero per me io ho reputato che fossero, che la loro anima fosse, come dire, predisposta e mi sarebbe piaciuto cantare delle loro canzoni, ecco. E le canterai dal vivo anche, perché tra un po' abbiamo in via di questo tour che porta il nome del disco, e leggevo quale date, allora 6 aprile.